Discussione in Palazzo del Pegaso sulla sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari. Anche in Toscana dal 2024 si rischia un tutti contro tutti. Dure critiche da parte di Torselli. Risorsa a fondo perduto per gli imprenditori del sistema neve. C'è da sostenere una stagione andata persa. Bugetti, si tratta di una legge importante che compensa perdite significative, ma Galletti attacca, soldi a pioggia con pochi criteri. Compleanno da ricordare per la biblioteca Pietro Leopoldo. Non solo i 50 anni di attività, ma anche un video promozionale e un canale YouTube. Il luogo per eccellenza dell'identità toscana, con oltre 14.000 volumi contenuti. La Toscana della costa trema già. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari, il futuro appare il regno dell'incertezza. Tutto bene fino al 2023, ma dall'anno successivo stoppa le proroghe. In pratica un'asta libera che si trasforma in un tutti contro tutti. Il verdetto dell'organo giuridico recita infatti che le concessioni cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea. Bruxelles la liberalizzazione l'aveva chiesta nel 2006 con la direttiva Bolkestein, ma poi le deroghe sono andate avanti fino a oggi. L'argomento ha tenuto banca anche in Palazzo del Pegaso, trovando pareri discordanti, a cominciare da Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa statale si pone in contrasto con la normativa comunitaria, ha chiarito anche l'inefficacia degli atti della pubblica amministrazione che nel frattempo sono stati adottati, provocando quindi una decadenza delle concessioni che peraltro non viene effettuata in maniera automatica, ma si dà un termine fino al 31 dicembre del 2023 per poter organizzare le nuove gare. Una decisione dirompente rispetto alla quale la politica quindi è chiamata a una riflessione, perché le azioni che sono state concentrate a diversi livelli fino ad ora sono state tutte azioni che pur nel rispetto dei principi comunitari avevano come obiettivo quello di garantire una certa stabilità delle concessioni per un numero di anni piuttosto ampio. Oggi quei principi vengono meno, la politica a tutti i livelli deve fare i conti con una pronuncia che è resa da un'autorità giudiziaria e quindi si dovrà fare in modo, e credo che lo sforzo che tutte le forze politiche, tutti i livelli istituzionali dovranno fare nei prossimi mesi, sia quello di arrivare al rispetto della legge con soluzioni e con modalità che consentano agli operatori del settore di affrontare al meglio i passaggi successivi che dovranno gioco forza vivere a causa appunto di una pronuncia giudiziaria. Molto più battaglieri si sono mostrati Rene Galletti del Movimento 5 Stelle e Marco Landi della Lega, che hanno posto il loro veto personale alla fine delle concessioni. La questione delle concessioni balneari purtroppo è sulle cronache da molti anni, anche per il fatto della procedura di infrazione in cui l'Italia è versa. E io sottolineo ancora che le coste, i tratti di costa balneabili, tutti i tratti di costa sono risorse naturali e quindi rientrano, diversamente da altre fattispecie, all'interno della direttiva Bolkestein, come è stata emanata, e l'Italia ad oggi mi risulta essere tra le uniche che non aveva adempiuto all'obbligo di andare alle aste. E quindi semplicemente si mette fine a un passaggio che, per quanto riteniamo noi, era dovuto a questo punto. Quindi l'importante adesso è osservare che siano fatte correttamente le nuove aste e ci sia la tutela dei lavoratori e soprattutto delle attività che sono mantenute lì. Però naturalmente questo era un passaggio che non si poteva evitare dal momento in cui l'Italia fa parte dell'Europa e deve rispettarne comunque le leggi. La nostra posizione è che le spiagge e queste concessioni non sono in vendita. E non è pensabile, come ha affermato anche il Consiglio di Stato, con questa proroga che va fino alla fine del 2023, che le concessioni, la decadenza delle concessioni in maniera immediata e generalizzata, posta in essere in questo modo, crea chiaramente al comparto che vede impiegati 1 milione di dipendenti e 10.000 aziende in Italia, chiaramente non è pensabile che si possa creare in questo settore
una destabilizzazione di un mondo del lavoro, ma anche di una professionalità, anche di un comparto che ha fatto la storia, i pionieri del nostro turismo sulle nostre coste italiane. Come presumibile, l'intervento più duro è stato di Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, che ha rimarcato l'opposizione alle politiche del governo Draghi. Che questo governo, con questi presupposti, e che un governo guidato da Mario Draghi non sarebbe mai andato nella direzione opposta a quella che l'Europa vorrebbe imporre a tutte quelle che sono concessioni demaniali, non ci voleva il mago Merlino per capirlo, la sfera di cristallo. Il governo nazionale sta obbedendo, e dispiace, perché lungi da me il volere fare complimenti agli ultimi esecutivi, ma addirittura devo pensare che Matteo Renzi, presidente del Consiglio, aveva bloccato la Bolkestein di corsa l'ultimo giorno, ma c'era riuscito. Quindi mi tocca addirittura fare complimenti a Matteo Renzi in confronto a quello che sta facendo oggi Mario Draghi, che è un governo che segue pari pari quelle che sono le direttive europee. Quando ha capito che i balneari sarebbero stati sul piede di guerra, ha fatto un mezzo dietro fronte annunciando comunque una sospensione di qualche anno, ma per non scontentare chi dall'Europa vuole mettere le mani sul patrimonio di lavoro che balneari, ambulanti, tassisti hanno costruito negli anni in Italia, perché spesso e volentieri si parla di concessione come se fosse un foglio di carta e si ignora che dietro c'è un lavoro di decenni fatto da esseri umani, da persone, da famiglie, da imprese che hanno costruito lavoro. E allora che succede? Si fa, da una parte si annuncia la mezza proroga ai balneari, ma per non scontentare nessuno, casualmente nel decreto all'ultimo secondo ci finiscono i tassisti. Eh no, non può funzionare così. Un comparto da salvare. Il Consiglio regionale è andato in soccorso del sistema neve, tra i più colpiti dal lungo lockdown pandemico. Nonostante l'abbondanza di neve, mai così tanta da anni, la stagione è saltata e tanti imprenditori si sono trovati in estrema difficoltà. L'Aula ha deciso perciò a maggioranza di intervenire con aiuti economici per circa 800.000 euro. Nel merito, per il 2021, la Regione riconosce agli operatori un contributo a fondo perduto, come sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita, con particolare attenzione alla loro messa in sicurezza. L'intervento rientra nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, oltre che di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna. La proposta è stata illustrata da Laria Buggetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico. Si tratta di una norma che abbiamo accelerato, poiché in particolare sul sistema neve, dove si stanziano 800.000 euro, vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno a tutti i gestori, a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree, e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno, altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Sia nelle file della maggioranza che nell'opposizione, l'atto ha ricevuto apprezzamento quasi unanime. Sia Stefano Scaramelli di Italia Viva che Diego Pertrucci di Fratelli d'Italia ne hanno sottolineato l'importanza, anche se quest'ultimo ha evidenziato come la cifra pro capite sia troppo bassa. Oltre 1 milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana, e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato. 800.000 euro è uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo più di altre zone il lockdown e la pandemia. 2 inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla Regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve,
che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi, soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla regione per alzare massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda. Voto contrario invece del Movimento 5 Stelle, con Irene Galletti che ha contestato non tanto il provvedimento in sé, quanto la legge nel complesso. Infatti il pacchetto prevede aiuti anche per altri settori. Il consigliere pentastellato ha comunque criticato i contributi a pioggia, anche per il comparto sciistico. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione, perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono 6 anni, vengono presentati dei contributi una tantum al sistema neve. E è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte, perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. Cifra tonda per la biblioteca Pietro Leopoldo, un anniversario festeggiato in chiave moderna, un video promozionale dove agli utenti è stato chiesto cosa rappresenta questo luogo e lo sbarco su YouTube. La biblioteca nasce nel 1971 in Palazzo Panciatichi, ora Palazzo del Pegaso in via Cavour 4, a Firenze, con una piccola collezione di testi giuridici a uso degli utenti interni. Dopo vari spostamenti, nell'82 a Palazzo Bastoggi e nel 92 a Palazzo Gerini. Negli anni 2000 la biblioteca si amplia. Nel 2002 il Consiglio regionale, su proposta dell'allora presidente Riccardo Nencini, accoglie la donazione di circa 15.000 documenti tra libri, opuscoli, ritagli, da parte di Giorgio Mugnaini, studioso di storia locale. Si intende così dare vita a una struttura documentaria che sia strumento di promozione della conoscenza del territorio e della cultura locale. Nel 2004 nasce così la Biblioteca dell'Identità Toscana e infine nel 2015 si unisce a quella della Giunta per dare vita a una sola struttura. Alla presentazione delle iniziative è intervenuto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Non è il modo per ricordare il passato, ma è il modo per guardare al futuro, un modo con cui noi vogliamo aprire sempre di più le porte del Consiglio regionale ai cittadini. Dal 2018 al 2021 ci sono stati 24.000 accessi di cittadini toscani alla possibilità di conoscere, di comprendere meglio, e questo soprattutto per i più giovani è un grande, grande valore che noi mettiamo a disposizione. Tante le monografie che abbiamo realizzato, tanti i documenti che mettiamo a disposizione. Consentitemi di ringraziare tutta la struttura, a partire dalla dottoressa Guerini, tutti coloro i quali lavorano con impegno, passione e dedizione a fare di quel luogo un luogo della conoscenza. E più un cittadino conosce, più è libero. E credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura. E dove c'è cultura e dove c'è conoscenza, c'è libertà. A raccontare però cos'è e cosa rappresenta la biblioteca sono state Cinzia Guerrini, una delle dirigenti, e Katia Ferri, responsabile dei servizi bibliotecari. Tra i dati sottolineati, l'affluenza anche di persone non giovanissime, che trovano in questo luogo una soluzione per restare al passo con i tempi. Doppio compleanno della biblioteca, perché 50 anni dell'apertura della biblioteca consiliare, aperto nel 1971, e il quinto anno dell'apertura della riunificazione delle tre biblioteche del Consiglio, Giunta e la Biblioteca dell'Identità Toscana. Quindi un evento molto importante a cui stiamo lavorando sostanzialmente da inizio anno, e in cui abbiamo voluto dare in primis la parola agli utenti, quindi ai cittadini toscani, perché la biblioteca, come tutto il Consiglio regionale, come tutte le strutture del Consiglio regionale, è massimamente aperta agli utenti. Anche nel periodo del lockdown, quando davvero le persone non si potevano muovere attraverso i servizi che abbiamo offerto
siamo stati vicini con gli ebook, con offerte di lettura, con il prestito a domicilio, abbiamo attivato il prestito a domicilio, quindi sempre la massima attenzione nei confronti dei cittadini. Volevo dare alcune cifre per far capire appunto la Biblioteca Pietro Leopoldo della Toscana. Abbiamo più di 7.000 iscritti e un dato rilevante è che il 42% di questi sono ricompresi nella fascia d'età fra i 50 e i 69 anni e il 31% nella fascia successiva, dai 70 agli 80. A dimostrazione che davvero poter fruire in maniera gratuita della cultura, dei libri, delle riviste giuridiche, di tutto il materiale che c'è nell'ambito della biblioteca sull'identità toscana e quindi su tutto il territorio della Toscana, è proprio un bene collettivo di fondamentale importanza, è un bene di cui la cittadinanza ha bisogno e non solo quindi nel periodo di formazione, nel periodo universitario, ma anche nei periodi successivi della vita, proprio per continuare la formazione professionale e addirittura dopo, probabilmente quando le persone sono in pensione, vengono volentieri da noi proprio per continuare a tenersi aggiornati o comunque trovare materiale che possa essere di loro interesse. Quest'anno festeggiamo 50 anni di attività della Biblioteca Consiliare, festeggiamo anche 5 anni nella nuova sede di Piazza dell'Unità in Palazzo Cerretani. Ci fa molto piacere festeggiare insieme ai cittadini, come sempre, questo momento. E lo facciamo con un progetto che è stato per noi molto impegnativo, ma ci sta dando anche moltissime soddisfazioni. Il progetto si intitola Biblioteca della Toscana, un video, una storia. Abbiamo deciso di lasciare la parola agli utenti, chiedendo a loro di raccontare la biblioteca in qualche modo, in modo da avere un riflesso di ciò che la biblioteca è attraverso le loro parole. E ne sta uscendo un ritratto a più voci molto significativo e anche molto gratificante per noi, quindi davvero grazie a chi ha partecipato. Abbiamo realizzato quindi 73 video suddivisi in interviste con 6 brevi domande e in testimonianze, quindi con 2 formule diverse che poi avrete modo di vedere. Con l'occasione lanciamo il nostro canale YouTube che apriremo, appunto, renderemo pubblico domani durante il webinar. Festeggeremo questo compleanno raccontando il progetto domani, quindi venerdì 12 novembre alle ore 12, sarà tutto in streaming come sempre, quindi sulla pagina Facebook del Consiglio regionale della Toscana e appunto anche sul canale YouTube per la prima volta della biblioteca. Abbiamo anche deciso di organizzare delle visite guidate, ora che la situazione, diciamo, sanitaria sta migliorando, quindi possiamo ricominciare a fare anche questo. E anche queste date le sveleremo domani durante il webinar.